Collocato ai piedi di Monti Sibillini, il borgo di Pieve Bovigliana, in provincia di Macerata, è inserito tra i comuni a bandiera arancione e offre ai visitatori un contesto naturalistico di pregio, grazie alla bellezza del territorio circostante e all'armonia del suo centro storico molto ben conservato. Questa spiccata vocazione turistica ha sempre volto lo sguardo anche alle due ruote a motore, con particolare attenzione alla disciplina dell'enduro che è portata avanti dal motoclub Amatori Fuoristrada Sibillini, che è tornato quest'anno alla ribalta nazionale con l'organizzazione della quinta prova dei campionati assoluti e della Coppa Italia di Enduro, edizione 2016. Ci vuole un minuto da qui andare là. Questo giro è classico lo schema di gara con tre prove speciali di cui una in linea, la prima, una in pettucciato, la seconda che hanno affrontato, mentre la terza in stile estremo ha fatto il pieno di pubblico per tutti i giri di gara. Ed è stato spettacolare il percorso di circa 45 km che ha portato i concorrenti su sentieri e scenari di rara bellezza paesaggistica. 130 i concorrenti in gara, equamente suddivisi tra assoluti e Coppa Italia, che hanno preso il via fin dalle 8.30 dalla piazza centrale di Pieve Bovigliana per portarsi subito all'Enduro Teste, tracciato in località Sant'Ilario. E vediamo com'è andata partendo dalla graduatoria assoluta, dove ad avere la meglio su tutti in questa gara è stato il bolognese della Beta Alex Salvini, che dopo un avvio di gara piuttosto cauto si è ritrovato in lotta con Redondi e Monni per il primato di gara. Soltanto sul finale Salvini ha portato all'affondo riuscendo ad imporsi sul bergamasco della Honda Giacomo Redondi. La battaglia tra i due è durata per buona parte della gara. A questo punto terzo classificato e il perugino della TM Emanuele Bonni, che è giunto a Pieve Bovigliana convalescente, ma riesce comunque a disputare una gara d'alto livello rallentato soltanto da qualche scivolata nelle speciali. Scivolate che hanno pesato sul distacco finale, che è salito ad oltre 40 secondi dal vincitore. A seguire nell'assoluta troviamo al quarto posto l'ex crossista bresciano Davide Guarneri, su Honda che continua in modo positivo l'apprendistato nell'enduro. Infatti Guarneri si è aggiudicato qualche passaggio nei cross test, migliorando la guida nelle prove estreme. E al quinto posto assoluto e primo dei piloti stranieri è il giovane crossista austriaco Pascal Rauchenecker, velocissimo nei passaggi pettucciato. Rauchenecker chiude con un distacco di 62 secondi dal primo. Tutti i 130 piloti che sono stati qui con noi quest'oggi e che animano l'enduro, naturalmente i primi hanno un occhio particolare. E sono 8 i concorrenti a via nella classe e uno che registra il ritiro per caduta alla seconda speciale del capoclassifica Alessandro Battig. Uscito di scena uno dei protagonisti, la lotta per il podio è diventata una questione tra bergamaschi ed avere la meglio tra loro è stato il portacolori dello Squadra Jonathan Manzi, subito veloce nel primo giro, salvo poi alternarsi al comando con Rudy Moroni, ufficiale KTM, che recupera subito la testa della gara, ma poi si fa riagganciare da Manzi e qualche errore di troppo fa salire il ritardo di Moroni fino a 18 secondi sul finale di gara. Un paio di speciali vinte e molti piazzamenti non permettono però al poliziotto Simone Albergoni su Kawasaki di recuperare il gap che accuso nelle prove in linea. Così a fine gara chiude al terzo posto, staccato di oltre 40 secondi dal primo. E per Gianluca Martini su Kawasaki c'è un quarto posto. Martini è velocissimo nei fettucciati, ma in difficoltà nei passaggi in linea. Così al termine per lui sono 57 i secondi di ritardo. Molto più staccato invece chiude al quinto posto Guido Conforti, con un distacco molto superiore. Sì, finalmente una giornata positiva per me, sono partito bene stamattina, gli altri, specialmente Rudy, ha fatto degli errori un po' più grossi dei miei e avevo preso un po' di vantaggio. Nella seconda estrema mi sono fermato nella pietraia e ho perso un pochino e Rudy all'ultimo è andato un po' più forte, però sono riuscito a restare costante e l'ultima estrema erano vicini, lui deve essere ancora scivolato e sono riuscito a spuntarlo ancora io. Sono contento perché stavo passando un periodo un po' negativo e niente, voglio ringraziare tutta la squadra e speriamo di continuare così. 11 concorrenti al via nella classe E2, dove si registra logicamente la vittoria di Alex Salvini, primo assoluto alla guida della Beta, che con 9 speciali vinti sulle 12 previste si impone con un margine significativo nei confronti di Guarneri. Una vittoria netta e senza errori o problemi quella di Salvini, che lascia intendere un raggiunto equilibrio con il nuovo assetto tecnico. Ed è stato bravissimo comunque il bresciano della Honda Davide Guarneri, che vince sia in linea che in fettucciato, ma deve ancora trovare il giusto feeling nelle prove estreme, dove comunque sta migliorando gara dopo gara.
A termine Guarneri chiude con 47 secondi di ritardo dal primo classificato. In terza posizione, staccato di quasi 2 minuti, si piazza Danny Philippers alla guida della Beta, che accusa errori nelle speciali, errori che lo portano progressivamente ad allontanarsi dai primi due. Più staccati e in lotta tra loro troviamo rispettivamente Diego Nicoletti alla guida della Beat, che chiude in quarta posizione a 3 primi e 27 secondi di ritardo, mentre giunge quinto Tommaso Montanari su Kawasaki, che perde tempo nel secondo passaggio in linea, chiudendo a poco meno di 4 primi dal vincitore. Grande gara oggi, veramente bella, un grande complimento agli organizzatori, perché le speciali erano davvero divertenti, belle, il giro molto... molto divertente, una gara veramente di qualità, e oggi è stata una gran battaglia, prima con Monni e Redondi, poi dopo Monni ha fatto qualche errore, siamo rimasti io e Giacomo a lottarci la prima posizione assoluta. Oggi è andato molto forte, io ho spinto molto l'ultimo giro, ho preso un po' di gap, forse all'inizio sono stato un po' troppo, diciamo, tranquillo, però non volevo fare errori nei primi giri per compromettere la gara, quindi pian piano ho spinto graduatamente, l'ultimo giro ho fatto veramente un bel giro e sono soddisfatto, prima vittoria sulla Beta come dicevo, e quindi avanti così, buono per la Grecia, e ringrazio davvero il team Beta Factory che mi ha dato veramente un grande supporto e una grande moto, grazie. E sono 8 i piloti al via nella classe E3, dove si è imposto il poliziotto della TM Manuel Monni, terzo nell'assoluto. Migliore in quasi tutte le speciali, Monni si impone con oltre 45 secondi di margine nei confronti del collega poliziotto Thomas Soldrati, che guida uno squadra, il quale riesce a primeggiare soltanto dove Monni ha accusato un problema. Sempre comunque veloce, Soldrati riesce a conservare senza grossi problemi la piazza d'onore. E al terzo posto troviamo il pilota di casa Nicolò Mori, alla guida anche lui di una TM, velocissimo nelle prove estreme ma con distacchi sempre pesanti nei passaggi in linea. Così al termine chiude al terzo posto con un primo e 40 secondi di ritardo dal primo classificato. E si ferma al quarto posto la rimonta del poliziotto friulano Maurizio Micheluzzo su squadra, che nonostante la tenuta sul finale bagnato dalla pioggia non riesce a raggiungere Mori e si ferma a 4 secondi dal terzo. E costantemente intorno alla quinta posizione il bergamasco Mirko Gritti su Husqvarna chiude a poco più di 2 minuti da Monni. Ma diciamo che sono partito già per la gara un po' all'80%, perché durante la settimana camminando mi si è infiammato un ginocchio, sono dovuto andare al pronto soccorso a farlo siringare. Però sono sincero, oggi stavo abbastanza bene, non mi ha dato poi così tanto fastidio. Infatti comunque sia fino al terzo giro ero lì che mi giocavo l'assoluta, ero mi sembra 6-7 secondi da Alex, 5 da Redondi. Purtroppo nella terza estrema ho commesso 2 gravi errori che mi hanno fatto perdere più di 20 secondi e da lì sono passato quinto, però ho saputo reagire nell'ultimo giro, sono riuscito a riportarmi... a riprendermi la terza piazza, è importante per l'assoluta, ho vinto la categoria, è andata direi molto bene. Volevo ringraziare le Fiamme Oro, il team ATM, dai meccanici a Luca che mi sostengono sempre, la moto era perfetta e ciao a tutti. La quinta posizione assoluta consente all'austriaco della Husqvarna Pascal Raukeneker di vincere la classe riservata ai piloti stranieri, riuscendo a primeggiare per pochissimi secondi al termine di una lotta a tre, che è durata per quasi tutta la gara. Infatti si è alternato più volte al comando con l'inglese della Yamaha Jamie McKinney, velocissimo nelle prove in linea, che lo ha tallonato per tutta la gara, ma ha perso secondi preziosi nel terzo passaggio in estrema, così che ha chiuso con poco meno di 3 secondi di stacco in piazza d'onore. Mentre al terzo posto troviamo l'australiano della Sherco, Matthew Phillips, che è rimasto in lotta per la vittoria fino al termine del terzo giro. Poi ha accusato qualche problema che ha fatto salire il suo distacco a quasi 14 secondi. Leggermente più staccato chiude in quarta posizione lo svedese della Yamaha Michael Persson, che è vincitore di una sola speciale. Mentre è quinto, con oltre 1 minuto di ritardo dal primo, il finlandese della TM Eero Remes. 14 piloti al via nella classe junior, ma già alla prima speciale si ritira Nicolas Pellegrinelli, sicuro protagonista della gara.
un ritiro che lascia via libera a Giacomo Redondi su Honda, oggi in grandissima forma. Infatti si aggiudica tutte le speciali Redondi e vince con ampio margine nei confronti del suo compagno di squadra Davide Soreca, che ha chiuso in seconda posizione tutte le speciali accumulando ritardi progressivi che hanno portato il gap a fine giornata ad oltre 70 secondi, ma ampiamente al riparo dagli altri avversari. Terza posizione per Matteo Cavallo, neoacquisto del team Beta, che ricambia la fiducia accordata da Boano con il primo podio negli assoluti. Per lui però c'è un distacco di poco inferiore ai 4 minuti dai primi. Più staccato con oltre 4 minuti di ritardo, chiude in quarta posizione Matteo Rossi alla guida della Kawasaki, mentre quinto, con altri 14 secondi di ritardo, Michele Marchelli alla guida della Honda. Sì, diciamo oggi è andata molto bene, ho fatto delle ottime enduro test, dopo siamo arrivati all'ultimo giro che ero veramente vicino a Salvini, eravamo un secondo di differenza, Salvo ha fatto un ottimo enduro test, io ho fatto secondo assoluto, però 3 secondi lì, 2 secondi nel fettucciato e ci ho provato ancora l'ultima estrema, abbiamo fatto lo stesso identico tempo, ma sono contento di essere stato vicino a lui tutto il giorno. Ringraziamo la Honda, tutti i miei sponsor e dedichiamo questa giornata a mia mamma, visto che era la festa della mamma. E tra i 7 piloti in gara nella categoria Yacht, che è riservata alle 125 due tempi, si è imposto nuovamente il giovane bresciano della KTM Matteo Pavoni, che dopo un primo giro in cui ha subito la pressione di Spandre e Verona, trova il giusto feeling con il terreno e passa al comando, andando così a vincere la giornata con 43 secondi di margine. Ottima la gara del vicentino Andrea Verona su Husqvarna, capace di aggiudicarsi 3 speciali e contenere i distacchi nelle altre, così al termine riesce a sfidare in volata la piazza d'onore al bergamasco Mirko Spandre su KTM, che in piena ripresa fisica si piazza bene in tutte le speciali ma cede nelle ultime 3, chiudendo così al terzo posto con 46 secondi di ritardo dal vincitore. Ed è quarta posizione per il pilota della KTM Lorenzo Macolito, che qui a Pieve Bovigliana non riesce ad emergere come nelle gare precedenti, chiudendo a 65 secondi di ritardo dal primo. In quinta posizione troviamo così Emanuele Facchetti su KTM, che vince nei primi 2 passaggi in linea ma poi accumula molti ritardi nelle altre speciali, finendo così al quinto posto. Sì, è stata una bella gara, difficile, ma sono contento del risultato. Gli speciali come erano? Le speciali erano molto difficili, tecniche diverse dalle solite, mi trovo a mio agio e sono andato bene. Ringraziamo Roberto Cesana, il team Desio Corse, il Motoclub Lumezzane e tutti gli sponsor. Per quanto riguarda i trofei speciali abbinati agli assoluti e alla Coppa Italia, Salvini torna a vincere nella X-Cup Maxis Honda Red Moto, che premia i più veloci nell'estrema, seguito da Redondi e da Soreca. Mentre nel trofeo Fiat Professional Six Days il successo va a Pietro Kollovic, nella Coppa Italia seguito da Dabiano Lullo e Davide Beggio. E nella Coppa Italia si aggiudicano rispettivamente le loro categorie Alberto Capoferri tra i cadetti, Andrea Giubettini che primeggia nella Junior, Dabiano Lullo vince nella Senior, mentre Maurizio Nenzi, che torna occasionalmente in Coppa Italia, vince nella Major. E i campionati assoluti d'Italia tornano a fine maggio a Firenzuola sull'Appennino emiliano per la 6ª delle 8 prove in programma.